Ricordiamo che la maggior parte dei nostri car tablet sono personalizzabili, si aggiornano da solo. Ad esempio, vogliamo inserire un nuovo tema, noi ne diamo 4 gratuiti. Ad esempio, vogliamo inserire questo, basta fare così, siamo pronti ad utilizzarlo. Oppure, vogliamo usare il tema da default di Audio Elite? Eccolo qui. Nello stesso tempo potremo eseguire gli aggiornamenti in automatico. Firmware, eccoli qui. Una volta collegato il wifi potrete eseguire gli aggiornamenti firmware. Ma il consiglio che do io, gli aggiornamenti si eseguono solo nel momento in cui ci sono presenti dei bug, cosa che non succede mai, ma nel momento in cui dovesse succedere andiamo a fare l'aggiornamento. Ricordiamo la gestione vocale, apri la radio. Aumenta volume, Governatore del cerca Lazio e avanti, Lombardia. cerca indietro, La tua fortuna. Parlato negli fai ultimi partire anni la della Repubblica. musica. Traccia successiva, traccia precedente, apri film, attiva la navigazione, apri YouTube, torna alla pagina iniziale. Chiudi lo schermo, accendi lo schermo. Questo è solo un esempio della gestione vocale. Ricordiamo che poi per i telefoni Apple potrete gestire Apple CarPlay con la gestione vocale di Siri, oppure con Android con questa gestione che diamo noi. Poi una volta che attivate OK Google, potrete gestire anche le chiamate in via voce Bluetooth senza fili. Andiamo a eseguire lo split screen. Il guidatore concentrato con Maps, mentre per i passeggeri abbiamo una sorta di intrattenimento con YouTube. Queste sono le app. Ricordiamo che tutti i nostri prodotti sono disponibili presso il nostro shop. Un saluto a tutti voi e grazie.